Francesco Monte in crisi dopo le accuse di Eva chiede di andare su un'isola deserta. Non sono giorni facili quelli che Francesco Monte sta vivendo, anche perché probabilmente si rende conto che le accuse lanciate da Eva Enger nella diretta di lunedì sera avranno avuto delle conseguenze. Mentre in Italia suo fratello ride e scherza con ex corteggiatori di uomini e donne ironizzando sul farsi una canna, Francesco in Honduras inizia a farsi qualche domanda e va in crisi. Ancora una volta è Paola Di Benedetto la persona che gli sta più vicino e prova a capire quali siano i suoi tormenti. E l'ex tronista non immagina neppure tutto quello che sta accadendo in Italia, con tanto di segnalazione da parte del Moege all'ambasciata dell'Honduras dopo la diretta del 29 gennaio 2018 dell'Isola dei Famosi. Ultime news dall'Isola dei Famosi 2018, i dolori del giovane Francesco Monte, sogna un'isola deserta ma con madre Paola, vedendo che Francesco è in crisi prova a stargli accanto dicendo che è normale soffrire per quello che è accaduto, gli dice di provare a stare sereno ma di non tenersi tutto dentro perché non va bene, e così ancora una volta Francesco si scioglie tra le sue braccia e Paola lo consola come solo lei sa fare. Poi Francesco ha anche una richiesta, immaginiamo ironica, alla produzione, vorrebbe andare su un'isola deserta da solo. Quando mi mandate a Playa Desolada, voglio stare un po' da solo, ha detto Francesco Monte scherzando con Paola. Poi rivolto a Madre Natura ha anche aggiunto che gli piacerebbe che lei lo andasse a trovare, e Paola ha risposto che ci andrebbe volentieri ma solo se li potesse trovare anche del cibo. Il feeling tra Paola e Francesco cresce sempre di più, ma per il momento tra i due non c'è una vera e propria relazione. La ragazza, confidandosi con Rosa, ha spiegato che trova Francesco una bella persona, ma che per il momento non sa come si potrà evolvere questa storia. La fame, si sa, non aiuta neppure in amore.